Presidente, oggi in questa giornata ha ringraziato la città di Teramo, l'amministrazione comunale, perché ha dimostrato ancora oggi la vicinanza politica, però ha anche ricordato che inizialmente ha fatto tutto da solo, all'inizio è stata difficile. Ma diciamo che forse volte il politico non si accorge di determinate cose, quindi non era una polemica, oppure era soltanto un modo di dire per ricordare a tutti che quando rinasce una squadra, che quando rinasce non solo il calcio ma bensì tante altre cose, i valori sono come oggi il Teramo sta in Serie B, quindi per me erano allora e sono rimasti oggi, quindi. Però dico anche che persone come me, caparbi, che poi ce l'hanno nel DNA determinati concetti, non sempre si trovano e si rischia che chi comincia poi abbandona molto prima. Quindi ho voluto soltanto dare un messaggio che ai più giovani, che il futuro dobbiamo essere tutti compatti ed essere tutti vicini, che è una cosa molto importante. Poi la premiazione a tutta la squadra con queste medaglie, una la porta al petto e la targa con un messaggio anche importante di cuore. Beh, sono stati molto bravi, li ringrazio pubblicamente, tutto il consiglio, il sindaco, e ringrazio tutti i nostri tifosi che sono stati immensi. E voglio dire anche una cosa, che da oggi si riparte con grande entusiasmo e che il futuro, se noi ce lo organizziamo tutti insieme, tutti quanti diamo quello che possiamo, chi più chi meno, sicuramente il vostro presidente saprà bene amministrare quello che andremo a prendere, e quindi cercheremo di fare una squadra che lotti sicuramente innanzitutto per la salvezza, ma da raggiungere il prima possibile. Quanto è importante aver realizzato che per ogni teramano, per ogni singolo teramano, questo traguardo della Serie B è come un sogno? Cioè lui si sveglia la mattina e dice sto sognando? Ma io credo che chi più ne ha percepito l'importanza, la bellezza, sono stati gli anziani e i bambini, perché loro tutti e due, i bambini hanno scoperto che cominciano a tifare Teramo da piccoli, e gli anziani che gli abbiamo dato questa bellissima occasione che forse non speravano più di avere. Quindi io ho avuto tanti complimenti, tanti pianti da questi uomini che hanno vissuto tanto, e questo mi inorgoglisce e più mi rende molto molto felice di aver fatto questa cosa. Almeno abbiamo reso felici queste persone che hanno lavorato una vita e che oggi si godono una cosa così bella.